Presumibilmente le amministrative saranno il 9 giugno, quindi adesso c'è un anno nel quale dobbiamo lavorare. Serata da ricordare per Matteo Ricci, che in occasione dei suoi 9 anni da sindaco di Pesaro ha incontrato giornalisti e cittadini. Un evento importante per tracciare un bilancio, parlare di politica e guardare al futuro. Per me sono stati anni bellissimi, di grande impegno, davvero l'esperienza più bella che ho mai fatto da quando faccio politica. E l'amore per la città, la voglia di fare, come dire, mi ha fatto passare questi 9 anni in un baleno. Però sono stati anni davvero dove abbiamo realizzato tanto, abbiamo reso la città nazionale, attratto tanti investimenti, abbiamo 1,7 miliardi già di investimenti portati a Pesaro, in parte realizzati, in gran parte che verranno realizzati nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che trasformeranno la città, la renderanno una città cantiere prima e poi, come dire, una città trasformata quasi completamente. E poi abbiamo questa grande sfida che abbiamo vinto della capitale della cultura, che può diventare un volano straordinario per il futuro economico e lavorativo nei prossimi anni. Sguardo al futuro con le elezioni amministrative del 2024 che riguarderanno la città di Pesaro. Il sindaco Matteo Ricci si è espresso così sull'argomento. Anche un anno le elezioni, si voterà il 9 giugno, quindi dobbiamo evitare di metterci in un totto candidato che non ci fa lavorare. Adesso dobbiamo stare pancia a terra, lavorare in maniera molto, molto forte, e concentrati, portare a termine più lavori possibili, preparare bene la capitale della cultura, continuare ad avere grande attenzione sui più deboli e sulla scuola, come abbiamo fatto anche quest'anno. Poi arriverà il momento della scelta. Io, insomma, il segreto di Pirro lo sanno tutti. Io penso che le due figure che hanno maggiori caratteristiche siano Biancani e Vimini. Sono due figure diverse, ma entrambi hanno secondo me delle grandi capacità. Vediamo da qui a un anno chi convincerà maggiormente il popolo del centro-sinistra. Il segretario Bellucci sta ascoltando tutti e quindi sarà lui che poi alla fine farà la proposta quando sarà ora, e poi siamo disponibili a fare le primarie di una coalizione larga con dentro i 5 Stelle, con dentro i Verdi, con dentro le forze civiche, speriamo anche forze più centriste, quindi insomma questo è lo spirito. Noi siamo una squadra, chi pensa che ci divideremo a litigare tra candidati eccetera si sbaglia di grosso, questa è la mia opinione, ovviamente il segretario ne farà tesoro e poi quando sarà ora, all'inizio del prossimo anno, i primi mesi del prossimo anno, ovviamente ci concentreremo anche sulla scelta del candidato. Le chiedo un messaggio, un consiglio per il futuro nuovo sindaco di Pesaro. Ma il futuro sindaco di Pesaro deve avere innanzitutto un grande amore per la città, non dare nulla per scontato, quindi essere molto presente sui problemi e al tempo stesso non perdere l'ambizione di una città nazionale. Se noi oggi siamo quello che siamo è perché abbiamo scommesso 9 anni fa su una città che si sprovincializzava, che diventava una città oggettivamente di profilo nazionale, pur essendo una città media, per competere, portare qua investimenti come abbiamo portato e cogliere tutte le opportunità che ci sono. Pesaro può essere uno dei posti migliori d'Italia nei quali vivere, lo è già, io sono convinto che con i nuovi amministratori che verranno lo sarà ancora di più. Il primo cittadino pesarese, una volta terminato il mandato da sindaco di Pesaro, proseguirà i propri programmi, ma all'orizzonte c'è una novità interessante. Di certo continuerò il mio impegno nazionale, sia per i sindaci come presidente di ALI, come coordinatore dei sindaci del PD, e al tempo stesso ho un obiettivo molto più ravvicinato all'Europa, che è quello di un nuovo libro. Ho deciso di trasformare in un libro questa esperienza che sto facendo in giro per le case italiane, Pane Politica, mi sembra una cosa bella da raccontare e quindi lavorerò quest'estate per chiudere questo libro e mi fa molto piacere che la prefazione sarà di Walter Veltroni, quindi sarà un libro che mi gratifica molto anche per la firma che firmerà la prefazione, perché Veltroni è stato per me un riferimento politico ed è stato anche un grande sindaco. Pesaro che cambia è un quadro ben delineato, possiamo fare un riassunto di tutti gli investimenti fatti? È difficilissimo, bisogna andare sulla pagina pesarochecambia.it, sono 1.700 milioni di risorse portate a Pesaro. Lì si trovano tutti i progetti, non le promesse, i progetti finanziati, quelli già realizzati, quelli in corso e quelli che ancora devono partire. Invito tutti ad andarci.